Scegliere la posizione nella quale installare lo split del condizionatore all'interno di un ambiente potrebbe sembrare abbastanza semplice. Difatti, basterebbe avere uno spazio per poterlo fissare su una parete e quindi farlo funzionare. E in realtà, all'interno di un ambiente è molto importante, ai fini quindi sia del funzionamento del miglior funzionamento dello split, del benessere che si può avvertire all'interno di quell'ambiente, stabilire la posizione migliore per installare lo split del condizionatore. La posizione migliore dovrebbe soddisfare fondamentalmente tre requisiti. Il primo dovrebbe consentire allo split del condizionatore di poter essere fissato ad una distanza dal soffitto di almeno 10 o 15 centimetri. Questo consentirà allo split di poter trattare in maniera adeguata l'aria che è presente all'interno dell'ambiente, quindi avere un buon ricambio, un buon riciclo d'aria. Diversamente, se noi dovessimo installare lo split ad una distanza minima dal soffitto o installarlo in maniera proprio attaccato al soffitto, questo comporterà un minor trattamento d'aria da parte dello split, quindi l'aria impatterà di meno sulla batteria del condizionatore, quindi avrà meno scambio. E di conseguenza la resa dello split stesso sarà inferiore e quindi sarà meno performante rispetto alle caratteristiche quale lo abbiamo acquistato, quindi avrà una resa inferiore. Secondo requisito importante che dobbiamo considerare è quello del livello rispetto al motore. Normalmente, infatti, lo split dovrebbe essere, anche se non è una regola e non è essenziale che avvenga questo, dovrebbe essere installato o posizionato ad un'altezza, quindi ad un livello superiore rispetto al motore. Questo per consentire al tubo di scolo della condensa di poter defluire per caduta, di poter far defluire, quindi far scorrere per caduta l'acqua verso l'esterno, quindi raggiungere la parte esterna, il motore e da questo confluire in un tubo che è posizionato al di sotto del motore nel confluvio per essere completamente smaltita. Quindi dovremmo installarlo a un livello superiore rispetto al motore. Qualora questo non dovesse essere possibile, possiamo comunque installare lo split ad un livello inferiore. Dovremmo però considerare in questo caso che il tubo di uscita dello scolo della condensa deve assumere una direzione, quindi un percorso diverso rispetto alla tubatura di collegamento del condizionatore, in modo tale da consentire al tubo di avere una pendenza e quindi poter defluire comunque l'acqua verso l'esterno. In ultimo, ma non meno importante, bisogna posizionarlo in modo tale da evitare che il flusso d'aria impatti direttamente sugli abitanti di quell'ambiente. Difatti, sia in regime di raffreddamento che in regime di riscaldamento, se il flusso dell'aria arriva direttamente su una persona, questo crea del disagio. Quindi è importante che il flusso dell'aria venga direzionato in una zona di passaggio e che il beneficio del raffreddamento o del riscaldamento arrivi per diffusione dell'aria all'interno dell'ambiente. Queste tre condizioni sono fondamentali per effettuare un'installazione ottimale ed avere il miglior beneficio dall'installazione del nostro condizionatore d'aria. Pertanto vi invito, ancora prima di effettuare l'acquisto del condizionatore d'aria, a valutare attentamente la posizione in cui si avrà intenzione, di posizionarlo.